Ben ritrovati, web spettatori. Martedì 28 aprile, dalle 8 alle 17, si vota per l'elezione dei rappresentanti e dei docenti nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Questo organismo sostituisce il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, abolito dal decreto Madia che doveva essere rinnovato entro il 31 dicembre 2014. Qual è la funzione del CSP? Lo chiediamo a Fabrizio Rebesce, presidente dell'associazione Articolo 33. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, la funzione del CSP è in pratica un po' il ritorno delle funzioni del CNP, del vecchio Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, con la sola variazione importante che non è più l'organo di compensazione per quanto riguarda i contenziosi rispetto alle sanzioni. Voi sapete, le sanzioni sono ormai di competenza assoluta del dirigente scolastico e degli uffici scolastici regionali. Ma in ogni caso il CSP può esperire, può fare quei pareri sui decreti, sui regolamenti, sui disegni di legge inerenti i contenuti delle riforme scolastiche. Ad esempio, il progetto che si sta discutendo adesso in Parlamento dovrebbe essere stato oggetto di discussione nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, cosa che non è avvenuto perché il Consiglio non esisteva. Per cui è importante esserci, perché non è un organo sindacale, è che deve essere chiaro che abbiamo visto un sacco di liste presentate che hanno un'origine prettamente sindacale. Noi vorremmo che ci fosse invece una caratteristica professionale all'interno del CSP, perché si parla di classi di concorso, si parla di curricula, si parla di orario di lezioni, si parla di contenuti delle singole discipline, si parla degli obiettivi generali delle competenze, della valutazione delle competenze, della certificazione. Sono tutte questioni di ordine professionale e poco di ordine sindacale. Per cui noi riteniamo indispensabile che, ad esempio, la CITA sia assolutamente presente all'interno del CSP. Perché questo ritardo nelle elezioni del CSP? Perché siamo di fronte a ministri incompetenti, ministri che non capiscono, non sono in grado di capire come funziona la scuola. Era un atto dovuto ed è stato necessario fare un ricorso fino al Consiglio di Stato per obbligare un ministro che si chiama Giannini a fare una cosa che doveva fare già da tempo. Siamo di fronte a un'incompetenza assoluta del ministro ed è grave il fatto che questo ministro sia stato costretto dal giudice, dal giudice amministrativo, a fare le elezioni entro un mese dalla data della sentenza, cioè il 28 di aprile. Abbiamo avuto poco più di un mese per fare tutta l'organizzazione, non da una parte dal punto di vista amministrativo e gestionale, e dal punto di vista della propaganda elettorale da parte nostra e degli altri organizzatori. È una cosa scandalosa. Se pensate, questo vi fa capire com'è la serietà che si muove ora il ministro, che per presentare una lista in questo CSP bastavano 10 firme, nemmeno nei consigli di quartiere si fanno queste cose qua, 10 firme a livello nazionale per presentare una lista, cosa assolutamente scandalosa. La CITA degli insegnanti ha i propri candidati, perché votarli? Perché sono tutte persone che insegnano, e questo è importante, sono tutti docenti, non sono sindacalisti di professione, sono tutte persone che hanno a che fare con la scuola, che giorno per giorno si confrontano con i colleghi, con gli studenti, con le scuole, e soprattutto partono da un concetto base, non è quello di dire difendiamo i diritti sindacali, cosa fondamentale come l'organizzazione sindacale, ma soprattutto entriamo nel merito di quelle che sono le dimensioni professionali di qualsiasi tipo di intervento che sulla scuola statale si sta facendo in Italia, soprattutto in questo momento in cui siamo sotto attacco diretto, soprattutto per quanto riguarda la libertà di insegnamento, perché se passasse il decreto del disegno di legge così come è stato presentato, sarebbe effettivamente la fine della libertà di insegnamento nel nostro paese, sarebbe uno schiaffo proprio alla Costituzione e alla liberazione, e la Costituzione è la festa di liberazione del 25 aprile che è stata recentemente fatta, tornare indietro di 60 anni al preside fascista, insomma, al dittatore scelto dal governo, ci pare inaccettabile. Bene, la ringraziamo per la disponibilità, professore. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti quanti.